Faremo una benedizione eucaristica nella quale rinnoveremo l'atto di riparazione chiesto e imposto da Papa Pio XI, appunto nella festa del Sacro Cuore, e siamo nella domenica dell'ottava della festa del Sacro Cuore. Inoltre ricordo ancora che dunque noi ripariamo, iniziamo a riparare il mancato rispetto all'amore divino con un'adeguata partecipazione alla Santa Messa, che senz'altro riguarda la nostra anima innanzitutto, che scrupolosamente cerchiamo di tenere e teniamo in coscienza netta, con certezza morale di essere in grazia di Dio per poterci avvicinare alla Santa Comunione. E questo poi si dunque riflette, come l'amor divino si riflette esternamente nell'incarnazione attraverso il cuore umano di Gesù Cristo, così le nostre disposizioni si manifestano esteriormente nel vestito, nell'abito, quale include anche col caldo che fa quella minima parte di mortificazione che consiste a coprire le nostre braccia dal polso in su o dalla spalla al polso, come vogliamo, e poi di infliggerci, oh povere noi, quella tremenda e insopportabile penitenza di piegare il ginocchio davanti a Dio. Insopportabile, cari fedeli. Chiedete alle anime del purgatorio cosa soffrono loro per non aver piegato il ginocchio, dunque noi, e saremo aiutati dal suddiacono che ci indicherà quando dopo il Sanctus, soprattutto quando dopo l'Agnus Dei, ebbene, siamo in ginocchio. Cogliamo proprio questa festa del Sacro Cuore per volentieri e generosamente infliggerci questa tremenda, dolorosissima penitenza di inginocchiarci, che poi magari con un cuscinetto si può anche alleviare, ma facciamolo in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. In questa domenica, nell'ottava della festa del Sacro Cuore, è dopo, cari fedeli, meditare cos'è il Sacro Cuore, cos'è che veneriamo quando recitiamo, per esempio, come l'abbiamo potuto fare l'occasione del Rosario quotidiano la sera, la litania del Sacro Cuore, come l'avete anche recitata prima della Santa Messa, la litania del Sacro Cuore. Che cos'è che si venera quando si venera il Sacro Cuore? Ebbene, innanzitutto, proprio quello che la parola dice, l'organo, il muscolo, la pompa che manda in circuito il sangue nel corpo fisico del nostro Signore Gesù Cristo. Sì, noi veneriamo l'organo, il cuore, quello che fisicamente è stato aperto dalla lancia di Longino. Perché venerare un organo? Un pezzo di carne vero, un muscolo. Perché? Perché questo organo, questo muscolo, questo cuore di nostro Signore Gesù Cristo fa parte del suo corpo umano, cioè fa parte della sua natura umana. Dunque è vero, noi adoriamo un cuore creato, un cuore umano, è vero. Uno dirà, ma ha senso? Si adora Dio, increato. Come si fa ad adorare un organo creato? Come si fa? Lo si fa e lo si deve fare
perché non solo questo organo umano creato, ma tutto il corpo umano di Gesù Cristo creato, tutta l'anima umana di nostro Gesù Cristo creata. Sarebbe idolatria adorarla se non avesse la seconda persona della Santissima Trinità deciso di fare qualche cos'altro. La seconda persona della Santissima Trinità ha detto: io questo corpo creato, questa anima creata, questo organo, questo cuore, ma anche il polmone e i reni e tutto quello che compone e che fa l'integrità della natura umana, io, persona divina, la assumo a me. Diventa io, non solo mia, diventa io. Io sono quel cuore umano, d'ora in poi. Allora abbiamo una persona divina che, oltre alla sua natura umana che ha, assume la natura divina che ha, assume la natura umana. Vi ricorda una tematica che abbiamo molte volte oramai in questi ultimi tempi ricordato? Questo è l'incarnazione. Sarebbe il mistero di Natale. È il mistero della unione ipostatica. Ipostatica è la persona. Unione nella persona di due nature, quella divina e quella umana. Tanto che ogni parte della natura umana di Gesù Cristo è da adorare divinamente. Talmente che anche quando Gesù Cristo riposa quei 3 giorni nel sepolcro e la sua anima ha abbandonato il corpo, quel corpo che rimane è adorato divinamente. Si adora il corpo morto di Gesù Cristo perché rimane unito alla sua persona. Dunque, noi sì, adoriamo un organo fisico creato umano, però che è Dio, perché Dio se l'è assunto. Perché il cuore umano? Perché il cuore di Gesù, come il cuore umano, come lo dice anche, come lo siamo soliti dire, quando dice una persona che ha molto cuore, o i misteri del cuore umano, noi parliamo certamente di quella realtà che non valuta nell'uomo tutto quello che una persona sa, tutto quello che una persona fa, non valuta dunque la sua scienza, la sua sapienza, la sua destrità, ma valuta questa parola, l'amore, il cuore, l'amore. Si dice bene dare il cuore. E dice bene Dio nella Santa Scrittura, nei Proverbi: Fili breve michi cortum, figlio, dammi il tuo cuore. E mette a prova Abramo: dammi il tuo cuore, dammi il tuo figlio. E dunque noi, venerando quel cuore che abbiamo anche qui meravigliosamente rappresentato sull'altare, ebbene noi veneriamo Dio, veneriamo dunque il cuore del Verbo incarnato. Ma ancora una volta, il mistero di Gesù Cristo è che è vero uomo, è vero Dio. Dunque io, se adoro il cuore di Gesù Cristo come organo, come parte della sua umanità, e se questo cuore è, come abbiamo appena detto, il simbolo dell'amore umano, io devo andare avanti e dico: io adoro un amore creato.
È lì che noi siamo così lontani. Ed è lì che questo cuore ha pensato di pure appunto apparire a Santa Margherita Maria Lacocque per dire: ricorda ai uomini che io sono Dio e uomo e che loro non possono esimersi di non rendermi quel culto che io voglio da loro attraverso i loro sensi di sentimento. Io voglio il loro cuore di loro, che non si facciano una illusione: ah, ma intanto Dio non è sentimentale, Dio è Dio, noi siamo uomini, dunque l'affetto lo do al gattino ma non a Dio, l'affetto lo do a mio figlio, a mia moglie, a mio marito, per non a Dio, perché sarebbe del sentimentalismo. Di loro che sbagliano, di loro che loro devono darmi il loro affetto che hanno spontaneamente per la mamma, per il papà, per i figli, per i mariti, per i fidanzati e per tutto. Quello io voglio di loro, che non si sbagliano. Perché lo voglio? Perché io gliel'ho dato. E guai a loro. Perché io gliel'ho dato scegliendo liberamente di scendere dai cieli, assumere una natura umana e vivere un amore creato verso mio padre increato come me, affinché loro imparino a disprezzare il gattino, il cagnolino, il figliolino, il papino, la mammina, il maritino, la moglietta, il tesoro, che imparino ad amare me. Perché se non amano me più del papino, della mammina, del tesoro marito, del tesoro moglie, del figliolo, della figliola, non sono degni di me. Ricorda loro, loro vivono, è tempo di misericordia. Quando non vivranno più, non è più tempo di misericordia. È tempo di stretta giustizia, dove io faccio i conti. Dove e quando tu mi hai amato. Ho detto sempre che ti amo, non quando hai detto che mi hai amato, quando mi hai amato. Io ho sempre, non sempre professato che dov'è il peso dei tuoi affetti, delle tue azioni fatte esplicitamente per me? Dove? Quante sono? Guarda la bilancia che tiene il Santo Angelo. Dov'è? Guai a noi. Perciò, per gli ultimi tempi, e forse proprio perché abbiamo dei clown che blasfemamente, invece di dire che Dio si è fatto uomo e che ha trasformato il pane in sé, ci predicano che l'uomo si è fatto Dio e Dio è diventato pane. Proprio in questi tempi, dunque, dove le anime sono abbandonate a se stesse, senza però che sia loro tolto il mezzo che Gesù Cristo ha lasciato per la salvezza, che è la Chiesa, però non vi è più ordine civile, sociale, politico che offre questo mezzo, che serve questo mezzo, e coloro che occupano illegittimamente i luoghi dove questo mezzo dovrebbe regnare e splendere sulla faccia della terra ingannano e spacciano un Dio che si fa pane invece di un Dio che trasforma il pane in sé, spacciano un Dio che non è Dio ma fanno credere che l'uomo è Dio, eccetera eccetera. Ebbene, Dio ha provveduto appunto con la devozione al Sacro Cuore di creare, per così dire, se si può così dire, una linea potenziata
che esisteva sin dai primi momenti. Se Giovanni Evangelista, se non aveva lui il culto del Sacro Cuore che poggiava l'orecchio della sua testa su questo cuore per sentirne il battito. Però questo culto ha voluto la Divina Provvidenza che nel 700 in poi diventasse più attuale, più diffuso, e con il Santo Rosario sicuramente quei due mezzi di pietà che legano più intensamente a Gesù Cristo, ai suoi sacramenti, alla sua Chiesa. E allora perciò è importante non farsi illusioni e sforzarsi a venerare questo amore creato, impegnando il nostro amore creato, cioè il nostro cuore, le nostre forze, non solo la volontà, ma anche il sentimento, il tempo, la physis, il corpo, le giunture. La più grande che abbiamo delle giunture è il ginocchio. Non è per caso che si piega quello davanti a Dio. Questo dunque amore creato di Gesù Cristo, oggetto della nostra adorazione, che è l'amore creato appunto del Figlio dell'uomo, perché Sant'Atanasio ci insegna homo perfectus, perfettamente, totalmente uomo è il Dio uomo, chi è Dio è uomo. Non è un uomo che gli manca qualche cosa perché è anche Dio, no. Gesù Cristo è Dio e uomo, una sola cosa e non due cose, e in quel tanto quale è totalmente uomo e totalmente Dio. Dunque il suo amore è veramente un amore creato di uomo, da uomo. Grande mistero, perché svolto dalla persona divina, e perciò è Dio che ama con amore creato. Un suo cuore di carne che batte, che ama con tenerezza, verità, fedeltà, benevolenza, carità. Quello che San Paolo accenna larghezza, altezza, profondità. Fate voi a capire che cos'è quel mistero, che è un mistero che io trasmetto, dice, ma che rimane mistero. O allora piuttosto imitatelo, vivetelo, fate come me, dispendiatevi come me, che mi sono fatto flagellare mille volte, che sono stato in fondo al mare 3 giorni, che sono in continuazione perseguitato, che non ho mai pace, perché voglio corrispondere all'amore di questo cuore creato, amore creato di Dio, nel Dio uomo, che ha fatto molto di più. Uno dice, dove lo vedo questo amore? Ho detto, leggi il Vangelo. Medita sotto questo aspetto il rapporto di Gesù Cristo con la Santa Vergine Maria, con San Giovanni Evangelista, con Santa Maria Maddalena, Santa Marta, Lazzaro. Cristo piange, si commuove, trema dal dolore che ha perso l'amico. E lì è una vera amicizia. Gesù Cristo aveva veramente amici. La casa di Lazzaro, Maria Maddalena, Marta erano suoi amici. Volentieri era lì. E così anche piange su Gerusalemme, si angoscia, freme. E dice dunque essere impietosito fino nelle più profonde viscere della miseria della gran folla che non ha da mangiare, che lo si vede. Ogni pagina del Vangelo trovate dunque un vero cuore umano che batte, calpestato e negato via dai grandi scienziati, Omega, Alfa, Taillard de Chardin. E questo cuore umano vero che batte nella gloria continua a avere lo stesso amore per noi, ed è un grande mistero, perché Gesù Cristo non ha personalità umana. Mi direte, adesso ti contraddici, perché prima mi hai detto che è totalmente uomo, ma se non ha la personalità umana non è totalmente uomo. No,
risponde la teologia. Perché chi fa più fa meno. Se non ha la personalità umana, ce l'ha quella divina. Forse bisogna dire è più uomo ancora che l'uomo, se si potesse dire, che non si può. E siccome la sua personalità umana non è umana ma è Dio, il amore creato del Cristo nel battere del cuore, nel sentire, nel volere, nel piangere, nel sorridere, nel tutto, non può essere rivolta a se stessa, mai e per mai, è sempre rivolta al Padre e vede tutto in funzione del Padre. E perciò una compassione infinita verso tutto questo genere umano che non è più capace di quell'amore verso il Padre. E allora subentra quel grande momento che poi sfugge alla nostra conoscenza, come si fa, abbiamo sempre conosciuto nel mondo persone che più o meno amavano, erano generose, eccetera. Ma uno, insomma, che va fino a versare il sangue. Ed è lì che si arriva dunque al bivio, dove si dice qua però, per quanto sia amore creato, ma da dove viene che questo amore creato ama in questo modo? Che realizza delle perfezioni di virtù umane che gli stessi pagani ammettono non essersi mai osservate in nessuna altra religione e in nessun altro fondatore di religione, prima ancora di esaminare i miracoli, che ha risuscitato i morti, che ha fatto, a parte quello, la sola virtù umana di Gesù Cristo fa dire che per quanto sia un vero amore creato, ma qualche cosa ci sfugge. Da dove questa perfezione e trascendenza del suo amore umano? Da dove? Lo ammettono tutti, quelli che scrivono i libri sulle religioni, che non si è mai riscontrato in tutta la storia delle religioni un uomo, un fondatore di religione che abbia più affascinato, ma non solo affascinato, fatto sì che è stato amato fino al punto che coloro che lo amavano morivano per lui. Non esiste nessun altro esempio nella storia. Qual è dunque questo segreto? La spiegazione, l'origine di questo amore creato, se non, cari fedeli, è molto semplice. L'origine di questo amore creato, non solo di volontà, ma di sentimento, è solo uno. È l'amore increato, che era sostanzialmente unito, perché la persona che è Dio e che è amore, era il io di quell'amore creato, e perciò non poteva essere che quello che con tanta meraviglia si constata. E questo amore dunque increato si è rivelato attraverso un amore creato che è andato, come dice San Paolo, a darsi per me e a morire per me in croce. Perché? Perché ha visto che io, come tutto il genere umano, eravamo assolutamente, radicalmente incapaci di alzarci. Eravamo condannati all'eterno fuoco dell'inferno da Adamo ed Eva in poi. E dunque, ulteriore domanda: ma poi per quale motivo questo amore increato si rivela in amore creato? La risposta ci ha data: unicamente per amore. Perché non c'era motivo per Dio di salvare il genere umano, se non di amarlo, e amarlo tanto che dava il figlio. Bene, questo è il bello, non è che passiamo al brutto, però passiamo al giusto, perché noi giustamente figli di Eva eravamo persi, lui per amore è venuto a salvarci, per amore ha vissuto, amato, pianto, pieno di angoscia, ha subito i tormenti, la passione,
è morto, ci ha lasciato tutta questa realtà attraverso i sacramenti, adesso ancora realmente presenti sugli altari, e a noi ci ha dato la possibilità, con pochissimo sforzo, di partecipare a questa sua redenzione, di farci redimere da lui e conseguire la beatitudine eterna. Fate voi qual è il conto dell'ingiustizia e dell'ingratitudine non conseguire questo invito. Attenzione, ed è lì che si separa la Chiesa gnostica massonica del Concilio Vaticano II dalla Chiesa di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ci ha salvati per amore, ma noi non siamo liberi di rifiutare quell'amore. Non esiste la libertà religiosa. Semmai esiste l'abuso della libertà, che poi Sant'Agostino chiama libertà di perdizione. Ma moralmente non siamo né liberi di rubare la mela che gli è bella esposta, anche se fisicamente posso allungare la manina e mettermela in tasca. Ma moralmente non sono libero di rubare. Non sono libero di mentire. Anche se la situazione può fare sì che io gliela posso raccontare, non si rende conto e sarà molto bene per me. Non hai usato la tua libertà, hai abusato della tua libertà. Io posso dire no alla Chiesa? No, non puoi dire no alla Chiesa. Lo puoi dire come rubi la mela e come menti. Nessuno può dire no a Gesù Cristo, io scelgo un'altra cosa. Lo può dire qualcheduno macchiandosi del peccato di apostasia. E lo dice il Concilio Vaticano II. E lo ripetono Paolo VI, Giovanni Paolo II, Ratzinger e tutti. Santi, eh? Fate voi. Però dobbiamo non solo teoricamente, ma nel nostro corpo, nella nostra anima, dire e fare no a questo errore per la nostra salvezza. E perciò è così necessario continuare a espiare e fare atti di riparazione come li ha chiesti Pio XI, come faremo dopo la messa, e perciò è così necessario anche iniziando da subito a partecipare a questa espiazione in riparazione all'ingratitudine dell'umanità al cuore sacro di Gesù, che è venuto, ricordiamocelo bene, a dirlo dunque a Santa Margherita Maria Lacò. Con quel calcolo che facemmo qualche anno fa, che aveva chiesto anche che la Francia sia consacrata al suo Sacro Cuore, cosa che non è stato fatto. E poi, esattamente 100 anni dopo l'ultima ammonizione, rivoluzione francese, ghigliottina. Vedete, non può essere abbastanza tenero, commosso, piangente, lacrimante, tenero l'amore di Cristo, che alla fine poi, quando è il momento, è una lama tagliente di giustizia. E questo momento è dopo la nostra morte. Lì non c'è più tempo di recupero, bisogna farlo adesso, adesso bisogna fare penitenza. Perciò la liturgia è ogni volta un tutto la nostra vita in tempo raccorciato. Perciò in queste poche 2 ore che siamo qua, che siano questi banchi la vostra palestra di mortificazione. Perciò inginocchiate, adorate, così sappiate che come qua mi inginocchio, che mi fa male, che ho caldo, che ho freddo,
Così so che quando poi sono fuori di giorno, che ho tutte le mie altre pene, mi ricorderò di farlo esattamente come qui mi mortifico davanti il Cristo esposto sotto le spezie del pane e del vino. Così sì, cari fedeli, che con la grazia di Dio, per intercessione della Santa Vergine Maria, la nostra fede diventa viva nell'amore e nella devozione al Sacro Cuore, e possiamo sperare per noi la salvezza e poi anche la diffusione massima possibile della grazia di Dio su altre anime. In nome del Padre, del Figlio e dello Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo.